questi ragazzi non stanno facendo teatro da così pochi mesi. Invece sì. Quella bolla lì sarebbe stata da conservare, ripartire la settimana dopo da quello. Il coronavirus è arrivato in Italia, è arrivato soprattutto in Lombardia. Perché io ti ho creato cavaliere e i cavalieri non si spaventano per un mal di pancia. Nonostante le difficoltà abbiamo avuto la sensazione che il progetto ci fosse veramente e fosse molto forte. Le fondazioni per vocazione si occupano di soggetti fragili, di soggetti che sono in difficoltà. Un'esperienza come per Aspera è veramente una boccata d'ossigeno. Ma un'operazione che ha un senso e che è importante, non solo, che è indispensabile. A quel piccolissimo laboratorio teatrale abbiamo aggiunto tantissime radici, tantissimi rami. Purtroppo molto di quel lavoro, in un certo senso, sarà perso. Non lo so, il grillaccio maledetto ha detto che sono solo un burattino. Babbo, qual è la verità? Io quando li ho visti uscire ed ero a fondo palco, sulla regia, con tutte quelle mascherine, mi è venuto da piangere. È stato complicatissimo anche riuscire a incontrarli attraverso delle piattaforme. Però non vorrei dire, ma in certi momenti qui era una specie di oasi. Com'è possibile che non impariamo? Com'è possibile che non si evolve? Com'è possibile che non facciamo mai tesoro di quello che ci capita? Anzi, bisognava, come è stato fatto, proporre una nuova triennalità cercando nuove forze anche economiche. E abbiamo deciso di cambiare completamente il linguaggio e di cimentarci con un linguaggio cinematografico. E che insieme si ricomincia a fare qualcosa tutti insieme di bello. Se poi i detenuti rispondono alle lettere, può raccontare il processo drammaturgico. Io sono una grandissima amante delle lettere da sempre. Che a un certo punto anche noi eravamo in attesa di ricevere posta. Sono stimoli di scrittura creativa da cui poi noi abbiamo ricavato dei testi che sono stati scritti quindi in assenza nostra. Forza mal di pancia, ti sfido a singolare tensione, vieni fuori!